Ciao, benvenuti sul canale Grazia Botazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciatemi un messaggio. Oggi faremo un tutorial di un paio di orecchini. Il materiale che vi serve per questi orecchini sono due monachelle, 6 anellini, un uncinetto da 2 mm, dei cristalli da 6 mm e un filato da 1 mm. Iniziamo il progetto. Andiamo a realizzare 3 catenelle. Mettiamo il filo, giriamo e realizziamo un nodino in questo modo. 3 catenelle, prendiamo il filo, prendiamo il cristallino, lo posizioniamo sotto e andiamo a chiuderlo con una catenella. 3 catenelle in questo modo. Adesso andiamo a chiudere a cerchio con un punto bassissimo. Entriamo nel primo punto. In questo modo prendiamo il filo, entriamo e rientriamo nel punto, così abbiamo chiuso il lavoro con un punto bassissimo. Adesso continuiamo, andiamo ad eseguire 3 catenelle, che sarebbe il nostro primo punto alto, un punto alto entrando nel cerchio. Un punto alto entrando nel cerchio, andiamo ad eseguire 10 punti alti entrando nel cerchio. In questo modo. Adesso andiamo a chiudere il lavoro con un punto bassissimo. Contiamo 1, 2, 3, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo nel punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso noi andremo a lavorare sempre in cossa interna, cioè andremo a lavorare qui. Vedete che qui ci sono due punti, la costa interna che è questa qui e la costa esterna che è questa qui. Noi adesso andremo a lavorare sulla costa interna. Ci troviamo sulla costa interna, in costa interna. Andiamo ad eseguire 3 catenelle che sarebbe il nostro primo punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo ad eseguire un punto alto nello stesso punto. Mettiamo il filo sull'uncinetto e andiamo ad eseguire un punto alto nello stesso punto. Abbiamo eseguito 3 punti alti nello stesso punto lavorati in costa esterna. Prendiamo un cristallo, lo posizioniamo sotto e lo andiamo a chiudere con una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo non nel primo ma nel secondo punto in costa interna. Entriamo in questo modo. Andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto,
entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto in questo modo. Prendiamo un cristallo, lo posizioniamo in parte e andiamo a chiuderlo con una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo non nel primo ma nel secondo punto, andiamo ad eseguire 3 punti alti entrando nello stesso punto in costa interna. Entriamo con l'uncinetto in questa costa, andiamo ad eseguire un punto alto, 2 punti alti, e 3 punti alti. In questo modo prendiamo un cristallo, lo posizioniamo sotto e lo andiamo a chiudere con una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo non nel primo ma nel secondo punto, entriamo nella costa interna, andiamo ad eseguire un punto alto un secondo punto alto e un terzo punto alto entrando nello stesso punto. In questo modo abbiamo sempre lavorato nella costa interna. Interna significa che è il punto rivolto verso di voi, mentre la costa esterna è questo qui, è il punto rivolto fuori. Andiamo a prendere un cristallo, lo posizioniamo in parte e lo andiamo a chiudere con una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo non nel primo ma nel secondo punto, entriamo in costa interna e andiamo ad eseguire 3 punti alti entrando nello stesso punto. Prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto e lo andiamo a chiudere con una catenella. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo non nel primo ma nel secondo punto e andiamo ad eseguire 3 punti alti entrando in costa esterna. Andiamo ad eseguire 3 punti alti nello stesso punto. In questo modo continuiamo così fino a terminare il giro. Abbiamo così terminato il giro, adesso lo andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Contiamo 1, 2, 3, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo e rientriamo direttamente nell'altro punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Andiamo avanti, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto bassissimo e ci troviamo sopra al secondo punto alto dei 3 punti alti che abbiamo eseguito prima. 3 catenelle, che sarebbe il nostro primo punto alto,
mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Abbiamo eseguito 3 punti alti. E ci troviamo in questa posizione. Adesso noi andiamo ad inserire il filo sull'uncinetto, entriamo dietro in questo punto, vedete qui dove noi adesso entriamo in questi punti qua, da dietro. Mettiamo il filo sull'uncinetto, spostiamo questo e ci troviamo in questo punto, andiamo ad eseguire, entriamo nel punto, portiamo sopra il filo, prendiamo il filo, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, entriamo negli altri due punti, prendiamo il filo e chiudiamo gli altri due punti in questo modo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo e entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, entriamo negli altri due punti, prendiamo il filo e entriamo negli altri due punti. Di nuovo filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, entriamo negli altri due punti, prendiamo il filo e entriamo nei due punti. In questo modo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, adesso entriamo qui nel secondo punto alto dei 3 punti alti che abbiamo fatto prima e andiamo ad eseguire un punto alto. In questo modo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. E ci troviamo in questa posizione. Adesso andiamo ad eseguire i 3 punti altissimi da dietro, in questo modo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in questo punto qui sotto nel cristallo, spostiamo in avanti in questo modo e ci ritroviamo in questo punto, entriamo qui, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, entriamo negli altri due punti, prendiamo il filo e entriamo negli altri due punti, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, entriamo negli altri due punti, prendiamo il filo e entriamo nei due punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo, entriamo nei primi due, negli altri due, prendiamo il filo e entriamo nei due punti. Adesso possiamo spostarci in questo modo, mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo nel secondo punto alto dei 3 punti alti che abbiamo fatto prima. Andiamo ad eseguire un punto alto. Entriamo nello stesso punto, andiamo ad eseguire un punto alto. Entriamo nello stesso punto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Continuiamo in questo modo fino a terminare il giro.
Abbiamo così terminato il giro e questi sono gli orecchini che abbiamo realizzato oggi. Come potete vedere, una parte è sopra e una parte è a rilievo esterna. Questa è la forma di questo orecchino. Il tutorial è così terminato. Ciao, al prossimo video!